venne salutato da un'esplosione di applausi, di consensi da parte del pubblico, a tal punto che ci furono richieste di bis che costrinsero Toscanini, che non le concedeva mai, ad acconsentire. Toscanini raggiante si avvicinò a Caruso e abbracciandolo gli disse: «Se questo napoletano continua così, farà parlare di sé il mondo intero». Aveva forse torto? Il 1902 poi segna un'altra tappa fondamentale per la sua carriera e forse anche per la storia della musica. Caruso, stimolato dal banchiere mecenate Pasquale Simonelli, che poi ne diventò anche l'impresario, decise di incidere dei dischi famosi, cimentandosi con una nuova tecnologia che ancora nessun artista aveva sperimentato. Si recò a New York e il 23 novembre del 1903 debuttò al Metropolitan, ottenendo grande successo nell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi. Caruso all'epoca non immaginava che in quello stesso teatro avrebbe cantato 863 volte per 18 stagioni liriche, interpretando 37 opere diverse, in cui avrebbe vissuto, escluse piccole parentesi, fino ad un anno prima della sua dipartita. Diffuse all'estero moltissime canzoni napoletane e aree italiane, tra le quali ricordiamo A Mare Chiara, Torna a Surriente, Maria Marì, fino ad arrivare alla celeberrima O Sole Mio.